Ciao ragazzi, allora questa mattina finalmente dopo 4-5 anni credo ho rimesso in macchina gli sci da sci-alpinismo e sto salendo in Val Gerola per fare una sciatina. È una giornata di quelle super gelide. C'è già meno 1 adesso, penso che su ci sarà meno 6, meno 7 e vediamo un po' come va. Rispolveriamo l'attrezzatura e vediamo un po' come va. Quali e come? Assolutamente, il tema è un tema altamente. Allora, siamo arrivati a Gerola Alta, lì a destra si vede l'uomo selvatico, non so se si è visto, e adesso saliamo verso Pescegallo, non c'è tantissima neve, speravo ce ne fosse un po' di più, però su nella valle è tutta in ombra, quindi sicuramente un po' di neve la troviamo. Non vedo l'ora di mettere gli sci ai piedi, meno 3 per il momento. Allora, siamo arrivati, come volevasi dimostrare ci sono meno 8, meno 7, meno 8 gradi, continua a oscillare, però c'è il sole, adesso andiamo a cercare un po' di svettare un po' di là verso destra dove dovrebbe esserci un'occhiata di sole, anche se poi peggiorano chiaramente le condizioni della neve se c'è il sole. Vediamo. Ok ragazzi, siamo pronti per partire. Adesso chiudiamo. Ok, macchina chiusa, questa è l'attrezzatura, questo sono io, pronto, alla grande. No ragazzi, ci siamo davvero, sci ai piedi e si va alla grande. Fa freddissimo veramente, vedo l'ora di scaldarmi un po'. Allora, purtroppo, visto che c'è il divieto di risalire le piste, mi tocca fare sta ramanata assurda e vabbè, ce la facciamo andare bene. Ma non è neanche che ci vuole, dai. Ragazzi, spettacolo, spettacolo. Guardate dove sono. Meraviglia. Veramente una meraviglia. Che spettacolo, ragazzi. Mi mancava da morire. Meraviglia.
ragazzi, qua la neve è stra bella, bella polverosa, e sotto c'è uno strato più rigido. Quindi secondo me al giorno mi diverto. Adesso penso di arrivare lì al limite del sole e poi tolgo le pelli e scendo. Non voglio esagerare per la prima volta, però che meraviglia, che meraviglia. Spero dalla telecamera si possa apprezzare. Meraviglioso. Meraviglia. Meraviglioso. Wow, bella traccia, anche mal di gambe. Che bruciore le gambe, ragazzi. Non essere più abituati, ragazzi, brucia. Però la neve è uno spettacolo. Intanto si sprofonda. Ho perso la GoPro scendendo, ho fatto un salto come un cretino, saltino del cavolo, e si è sganciata, non me ne sono accorto. Adesso la stavo per riaccendere per fare un altro pezzo qua, me ne sono accorto. Stavo rimettendo le pelli per tornare su e sono arrivati in giù due sciurette meravigliose che l'hanno trovata. Mi hanno detto: ma hai perso tu la telecamera? Ho detto sì, grazie mille. Troppo disperato, vero? Avrei dovuto tornare. Boh, potenzialmente non sapevo neanche fino a dove, almeno un 100 metri di dislivello tutti dovevo farli ancora, sperando che poi qualcuno non l'avesse trovata e non l'avesse portata in su, perché poi il pericolo è anche quello. Alla grande, fortunatissimo.
cosa mi insegna questo? Metti sempre un laccetto di sicurezza alla GoPro. La prossima volta lo farò. Mitico. Di sciettini, di alpinismo, la gara, diciamo che queste piste sono il massimo. Eccoci, top, e loro sono le due fiorette che mi hanno salvato la GoPro, top. Eccoci, finita, bella gita. Bello ragazzi, bellissimo, quindi ho fatto un casino, non pensavo veramente, non pensavo veramente di riuscire a andare ancora così, però sono veramente stracontento, ottimo. Ecco, ci è arrivata la macchina, ci già messo in macchina, si gela, facciamo veloci, ci cambiamo e via. Eccomi in macchina ragazzi, ci siamo, è finita la gita, è stato spettacolo, mi sono divertito un casino e I'm back. Alla prossima ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto, condividetelo e lasciatemi i vostri commenti qua sotto che mi fanno sempre un sacco piacere. Alla prossima, ciao.